Alfonso Signorini commenta la squalifica di Lino Giuliano. La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata con grande energia, accogliendo le prime concorrenti, tra cui le celebri ex protagoniste di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Durante la diretta, il conduttore di Mediaset, Alfonso Signorini, ha affrontato il tema della squalifica di Lino Giuliano, sottolineando la gravità di un commento omofobo rivolto a Enzo Bambolina. Voi sapete che doveva entrare Lino Giuliano, ma qualche giorno fa ha pubblicato un commento decisamente omofobo. Signorini ha specificato che Lino Giuliano ha espresso delle scuse, dichiarando di non avere nulla contro la comunità LGBTQ+, per onestà, lo dobbiamo dire, ha subito ritrattato. Lino Giuliano escluso dal reality per commento inadeguato, in un intervento successivo, Signorini ha evidenziato il rammarico apparente di Lino Giuliano riguardo alle sue affermazioni, sostenendo che le sue scuse siano sembrate sincere, si è scusato pubblicamente e lo ha fatto con un rammarico che a tutti è parso molto sincero. Le scuse non hanno avuto un riscontro positivo. Questo genere di linguaggio e di contenuti hanno offeso non solo la comunità gay, ma anche tutte le persone di buon senso, sono andate in una direzione opposta che io, Mediaset e Endemol perseguiamo. Di conseguenza, è stata presa la decisione che Lino Giuliano non potrà prendere parte al Grande Fratello. Per questo motivo Lino non entra nel Grande Fratello, mi spiace. Reazioni di opposizione all'uscita di Lino Giuliano. Anche l'opinionista del programma ha espresso il proprio disappunto per le dichiarazioni rilasciate da Lino Giuliano, affermando che non si potesse tollerare un commento tanto offensivo, era un linguaggio inappropriato, veramente inaccettabile. Anche il conduttore ha confermato questa posizione, dichiarando un fermo, assolutamente. Contrariamente a quanto si era ipotizzato, Lino non è stato informato della sua esclusione in diretta né ha avuto la possibilità di replicare. Si attende ora una sua comunicazione in merito attraverso i suoi canali social.